Vi vorrei illustrare quello che sono gli indicatori e anche l'importanza di questi indicatori per la compilazione del rapporto di autovalutazione. Alcune cose già le avrete viste, come vedete noi un pochino ci accavalliamo con gli interventi, anche perché le cose che si utilizzano sono sempre le stesse. Allora, il nuovo rapporto di autovalutazione. Prima di tutto vi vorrei tranquillizzare, perché anche adesso controllando la posta dell'ufficio sto verificando che molte scuole ci chiedono come accedere ai dati per caricarli sul RAB. Voi non dovete caricare nulla sul RAB se non quello di competenza della scuola. Gli indicatori degli apprendimenti e gli indicatori del questionario scuola, che sono le uniche due cose che verranno restituite quest'anno, verranno caricate direttamente dall'Impalsi nella piattaforma unitaria, operativa unitaria, che il Ministero sta predisponendo. Quindi ci sarà un flusso di dati da parte nostra direttamente a loro e poi ve li rivedrete direttamente online caricati. Voi è vostro compito indicare tutto quello che c'è scritto a cura della scuola. Io ho letto la circolare, adesso c'è la dottoressa Turrisi, comunque l'ultima circolare che ci hanno fatto leggere i docenti di Bari diceva che il questionario insegnanti, il questionario genitori e il questionario studenti quest'anno non verranno somministrati dall'Impalsi e se non ho letto male, noi non l'abbiamo predisposto e quindi le scuole se vogliono, non è obbligatorio, non lo so, comunque possono creare questionari, somministrarli e caricare direttamente i dati. Un consiglio che si sta diffondendo tra voi è quello di utilizzare i vecchi questionari VALES, anche se non coprono tutte le aree che sono previste dalla mappa degli indicatori, però per qualsiasi informazione potete contattare il gruppo, poi alla fine c'è anche l'indirizzo mail del questionario scuola, il gruppo di autovalutazione l'area 3 dell'Impalsi, perché noi siamo area 2 e siamo un servizio statistico, l'area 3 è quella che si occupa di creare gli strumenti per la somministrazione e loro vi possono aiutare per qualsiasi dubbio voi abbiate sulla creazione degli strumenti o degli indicatori. Allora, questi sono gli indicatori che vedrete caricati nel RAB e riguardano poi il background socio-economico culturale della scuola e ovviamente gli apprendimenti, la variabilità tra classi. Queste sono le declinazioni dei descrittori. Praticamente per ciascun livello, per ciascuna materia, per esempio il punteggio della scuola in italiano e matematica, se è un istituto comprensivo, sarà il punteggio della seconda primaria, della quinta primaria, della terza secondaria di primo grado in italiano e matematica. E avrete anche a parte i riferimenti per regione, calcolati sul campione, per regione, per area geografica e per l'Italia, di tutti i descrittori che trovate qui. L'unica differenza rispetto a quello che c'è qua, lo status socio-economico-culturale delle famiglie degli studenti, se non sbaglio nella declinazione dei descrittori c'è il livello medio, in realtà è il livello mediano quello che noi restituiamo, che è un indicatore più robusto perché non risente troppo dei valori estremi degli studenti, delle quote, quindi quello mediano è quello che divide a metà la distribuzione in sostanza. E tutto questo vi serve, il rapporto di autovalutazione è finalizzato a creare il processo di autovalutazione all'interno della scuola, quindi se vedete un grafico di questo tipo che poi viene riportato in termini tabellari nel RAB, voi potete andare a vedere che ci sono delle classi che hanno dei background molto molto diversi da quello che è per esempio una scuola simile, quindi è compito della scuola andare a interpretare questi dati e capire perché quella classe, per esempio la classe numero 1, ha una differenza di punteggio così elevata e questo vi può essere, per fare questo vi può essere utile tutto quello che c'è nel RAB, che sono tutti i dati di contesto che vengono dal Ministero, che vengono dall'Istat, dal Ministero dell'Interno, dall'Impalsi, tutto quello che noi raccogliamo, lo mettiamo lì, diventa una sorta di piccolo contenitore di informazioni per la scuola. Anche questi sono i livelli di apprendimento che vi ho fatto vedere stamattina in italiano e matematica, lì ce l'avrete disaggregati in 5 livelli, non vedrete questa di tabella ma quella a 5 livelli, anche questo vi potrà far capire se c'è un equilibrio all'interno della scuola o come in questo caso una situazione non troppo equilibrata. E poi anche questa per esempio, che è la variabilità dei risultati dentro le classi, tra le classi e tra le scuole, che deve per
il dirigente ha il compito di far sì che la variabilità tra le classi sia minima, sia in termini di punteggi, sia in termini di background socio-economico-culturale, e dovrà confrontarsi con questi dati che sono quelli a livello nazionale. E non basta confrontarsi con la propria regione, con la propria area. Lo scopo di farvi vedere i benchmark è quello di confrontarvi con l'area più virtuosa. Il dirigente deve tendere ovviamente non a confrontarsi con i vicini, ma a tendere al meglio per ottenere il risultato migliore. E questo è, noi vi faremo vedere, in teoria dovreste avere un valore solamente della variabilità dei punteggi, non delle SCS, quello non ci è stato chiesto ancora, ma dei punteggi tra le classi e dentro le classi, e dovrete far sì, cioè, l'obiettivo è quello che la variabilità tra le classi dei punteggi sia il più bassa possibile, cioè meno variabilità c'è tra classi, più variabilità c'è dentro le classi, e qui più significa che avete fatto le classi in modo eterogeneo, cosa che non hanno fatto per esempio in quest'altra scuola. Vi avevo messo l'indicazione che i dati degli indicatori verranno trasferiti direttamente dall'Impalsi sulla piattaforma. E per quanto riguarda il questionario insegnanti, quello che si evince dalla circolare, però leggetela bene perché non ho avuto indicazione da parte della dottoressa Turrisi, però a Bari i docenti erano convinti di dover costruire gli strumenti e stavano utilizzando appunto quelli di Vales da somministrare all'interno della scuola. Allora, una raccomandazione: noi siamo tenuti a trasferire quello che abbiamo al Ministero, ovviamente nei limiti della rappresentatività, quindi affinché voi abbiate una fotografia il più possibile realistica, vi dovete accertare di aver raccolto tutte le informazioni di contesto, quindi sollecitate le famiglie, perché le famiglie, a volte voi prendete i dati all'inizio della scuola primaria e dopodiché non li aggiornate più per 5 anni, ma nel momento in cui magari in quinta primaria sono passati 5 anni, qualcuno può aver cambiato lavoro, qualcuno può aver cambiato titolo di studio, oppure riuscite a reperire informazioni mancanti, qualcuno che magari ha scritto i figli in prima elementare non ha riempito i dati, magari riuscite a recuperarli in quinta. Noi non restituiremo i dati se non abbiamo una percentuale elevata di risposte. Accertarsi quindi anche che gli studenti compilino il questionario studente, perché è da lì anche che noi andiamo a prendere le informazioni per calcolare il background socio-economico-culturale. Quindi non lo lasciate come una cosa che non è importante, fate le prove e il questionario con pazienza, perché quello ci aiuta a darvi una fotografia di quello che è il contesto della vostra scuola e accertarsi ovviamente che all'interno della classe non ci siano fenomeni di cheating. Siamo costretti a dare il punteggio corretto, quindi nel momento in cui c'è il cheating noi il punteggio lo correggiamo, quindi è inutile che parli, sarebbe una fatica inutile. Poi magari gli studenti farebbero bene lo stesso, magari non benissimo, ma bene lo stesso, invece in questo modo vengono penalizzati anche di più. Allora, per qualsiasi informazione, questo è l'indirizzo del questionario scuola quando l'avete compilato, ma risponde sempre il gruppo di lavoro dell'area 3 dell'Impalsi, che è il gruppo di Donatella Moliandri. Potete scrivere anche a lei, che è sempre nome.cognome, oppure sara.robiti@impalsi.it, che è la sua collega, e loro vi sapranno dare tutte le indicazioni in merito a possibili strumenti, anche sulle competenze civiche, sono le persone più preparate per rispondervi su questo tema. Noi, se ci scrivete, noi vi possiamo rispondere sui dati, perché noi facciamo quello, ma loro invece sono quelli che creano gli strumenti. Con questo io concludo, vi ringrazio moltissimo per la partecipazione, vi liberiamo e ci vediamo alla prossima occasione.